Bentrovati da qui Regione. Apriamo con Israele e la mozione unanime di solidarietà del Consiglio regionale della Toscana. Con il documento si auspica l'apertura di corridoi umanitari e trattative di pace. Il Presidente Mazzeo ringrazia tutte le forze politiche. Ce ne parla Gabriele Baldanzi. Il Consiglio regionale della Toscana, nel corso dell'ultima seduta di Consiglio, ha approvato all'unanimità un documento di solidarietà allo Stato di Israele per il gravissimo attacco terroristico che ha subito, esprimendo preoccupazione per la spirale di violenza che l'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre sta provocando, soprattutto a danno delle popolazioni civili, vittime innocenti del conflitto. E sono queste più o meno anche le parole espresse dal Presidente Antonio Mazzeo, che ha ringraziato tutte le forze politiche. Ho voluto far partire i lavori del Consiglio stamani con un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti di questa tragica barbarie che il gruppo terroristico di Hamas ha scatenato. Donne, uomini, bambini, tanti bambini sono stati uccisi dalla violenza del gruppo terroristico di Hamas. E allora in aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza, di esprimere vicinanza al popolo di Israele, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari. La Toscana è una terra e non si è mai voltata dall'altra parte. Sì, perché di fronte ad atti di gravità enorme trovare la sintesi è il primo obiettivo. Il Consiglio regionale della Toscana ha espresso la ferma condanna per l'attacco terroristico di Hamas, intanto in apertura con un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime. Oggi evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Le immagini di violenza che arrivano ogni giorno da quei territori devono terminare il prima possibile. Serve un impegno dell'Europa, un impegno forte. L'Europa può giocare un ruolo fondamentale per fermare tutto quello che sta accadendo, ed esprimiamo anche ferma condanna verso l'azione terroristica di Hamas. Dal Consiglio regionale della Toscana è arrivato quindi un auspicio forte, chiaro, unanime, affinché la comunità internazionale, tutta a partire dall'Unione Europea, lavori per arrivare alla convivenza pacifica di due popoli e due stati, superando la lunga storia di frizioni, scontri e attività diplomatiche riguardo alla questione israelo-palestinese in particolare e medio orientale in generale. A margine del Consiglio regionale, tutti i capigruppo delle forze politiche presenti in aula sono intervenuti in sala stampa per spiegare la propria posizione. Vediamo. La Toscana anche questa volta ha fatto la Toscana e il Consiglio regionale ha espresso la piena solidarietà a Israele e la condanna di Hamas. Lo ha fatto unendo nelle considerazioni in aula e in sala stampa maggioranza e opposizione. Sentiamo cosa hanno detto Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD, Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia, e Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Ritengo sia un gran risultato e un bel segnale la voce che arriva dal Consiglio regionale della Toscana di una condanna unanime nei confronti dell'attentato veramente vile e crudele che Hamas ha sferrato nei confronti delle popolazioni israeliane, e anche di solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte. Non è scontato che le maggioranze e le opposizioni si mettano d'accordo sulle cose. In questo caso noi abbiamo lavorato perché questo avvenisse, partendo anche da un documento che noi avevamo presentato. Sì, mi fa piacere che il Consiglio regionale della Toscana sia riuscito a produrre un atto unitario, un atto che condanna in maniera univoca e senza se e senza ma qualsiasi atto di terrorismo, che si stringe vicino alle popolazioni colpite dalla violenza, che rifugge la violenza come metodo per risolvere controversie internazionali e che auspica che il mondo libero possa fare il proprio ruolo, cioè lavorare per arrivare a una situazione di pace.
anziché votare 4-5 atti differenti, uno per forza politica, se ne sia votato uno solo, credo sia un segno di maturità anche di tutte le forze politiche che siedono nel Consiglio regionale della Toscana. È un atto importante e serve soprattutto a far capire che il primo intento che deve essere portato avanti in questo momento è garantire alla popolazione civile inermi la possibilità di mettersi in salvo. Con i corridoi umanitari abbiamo sentito purtroppo che l'Egitto questa mattina ha negato la possibilità di un corridoio umanitario per Gaza, ma soprattutto per cercare di mettere in salvo tutte le persone in attesa della de-escalation che deve essere assolutamente portata avanti dalla comunità internazionale. La mozione in questo senso spinge l'Italia insieme all'Europa ad avere un ruolo forte per questo processo che deve portare finalmente a una pace dopo decenni in cui quella zona del nostro pianeta non riesce a trovarla, e credo che sia importante soprattutto anche nell'ottica della cooperazione internazionale. In Toscana purtroppo non è come la vorremmo, facciamo molta poca attività di cooperazione internazionale, ma sulla cooperazione sanitaria abbiamo ancora dei passaggi che possono essere fatti. Per Stefano Scaramelli di Italia Viva, l'Unione Europea in futuro deve entrare in campo e non può più essere spettatore inerte, ma protagonista nelle azioni diplomatiche, avanzando soluzioni nuove da mettere sul tavolo di una trattativa che va aperta prima che sia troppo tardi. Quanto sta succedendo è una sofferenza per ciascuno di noi, una sofferenza sotto il punto di vista umano, politico, vedere civili sgozzati, bambini uccisi, giovani che festeggiano essere deportati, prigionieri uccisi, è una tragedia di carattere umano. Secondo me l'opinione pubblica internazionale è fin troppo silente rispetto al dramma che sta vivendo il Medio Oriente, e quello che si sta consumando con una faida reciproca credo che meriti un impegno importante dell'Unione Europea, del nostro governo. Serve una presa di posizione netta di condanna della violenza di Hamas e di una risposta ovviamente legittima che comunque deve non uccidere, non interessare i civili. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati, e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Infine il consigliere della Lega Andrea Ulmi. È una drammatica situazione, è una bufera politica che si riverbererà anche a livello economico. Conseguentemente io spero che possa esserci una risoluzione, anche se difficilmente potrà essere nell'immediato. Questo poi comporta tutta una serie di concatenazioni con l'attuale situazione Russia e Ucraina, per cui credo che ci stiamo avviluppando noi come genere umano. Dibattito sull'entrata in vigore in Toscana dell'obbligo di accatastamento di caminetti e stufe a biomassa. Gli interventi del capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli e del consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi. C'è un impegno dell'assessora Monia Monni a rivedere la delibera di giunta e a semplificare e rendere più agevole il percorso per l'accatastamento di stufe e caminetti. Insomma, sono state recepite le istanze che erano partite dalla stessa maggioranza rispondendo alle sollecitazioni di cittadini e amministrazioni comunali. Lo conferma il capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli. Sì, la proroga accoglie anche una nostra richiesta, quella di alcune amministrazioni comunali che si sono pronunciate, e crediamo che sia veramente opportuno, e ringraziamo la disponibilità dell'assessore e della giunta a prendere tempo, perché la cosa più importante che è mancata in questa fase è quella di una comunicazione capillare diffusa, che potrà essere invece esercitata anche chiedendo la collaborazione da parte delle amministrazioni comunali, degli ordini professionali, delle associazioni di categoria per informare correttamente i cittadini.
La Regione partirà presto con un piano di comunicazione più efficace e diffuso per spiegare ai cittadini il senso della delibera assunta nel marzo scorso in attuazione di normative europee e nazionali per la riduzione dell'inquinamento, come sta accadendo anche in altre regioni, per esempio la Lombardia. Fratelli d'Italia intanto ha presentato una mozione su questo tema. Sì, abbiamo presentato come Fratelli d'Italia questa mozione che chiedeva sostanzialmente tre cose. Primo, una proroga del termine scaduto il 30 di settembre per procedere all'accatastamento dei caminetti e degli impianti a biomassa. Secondo, una semplificazione delle procedure. Terzo, una rivalutazione insieme ai comuni sia del sistema dei controlli, sia soprattutto se sia il caso o meno di rivedere certe tipologie e certe altezze, diciamo altimetriche, per l'accatastamento. Caminetti stessi. Sotto questo profilo c'è stata ribadita la disponibilità che era uscita sulla stampa in questi giorni dell'assessore Monni di andare incontro a queste richieste con una delibera di giunta. C'è stato quindi chiesto di attendere lunedì e martedì verrà l'assessore a illustrare queste possibili modifiche in commissione. Alla luce di quello valuteremo anche se portare avanti la mozione stessa, perché ovviamente il ragionamento riguarda decine di migliaia di famiglie e soprattutto una mancata informazione che si è percepita sul territorio. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del novembre 2020 che ha condannato l'Italia per la qualità dell'aria, la Regione Toscana, lo ricordiamo, si era mossa subito per darsi regole più stringenti per quanto concerne caminetti e stufe, ovvero quegli impianti alimentati a biomasse. Via libera del Consiglio regionale al bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia regionale di sanità ARS. L'Aula si è espressa a maggioranza. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale c'è stata l'approvazione da parte della maggioranza del bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia regionale di sanità, l'ARS. Voto favorevole del PD e di Italia Viva, contrari invece Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Il bilancio ammonta a 2.736.000 euro, di questo l'80% viene impiegato per le spese per il personale, il 12% per la gestione di immobili e attrezzature, il 5% per il funzionamento degli organi dell'agenzia. L'utile quest'anno ammonta a 76.849 euro. È un bilancio che è in linea con quelli che sono gli impegni anche di contenimento della spesa. Noi sappiamo il finanziamento di ARS ormai da tanti anni è lo stesso e dall'anno scorso è stato anche un po' contratto. Questo ARS è stato capace di farlo senza ridurre l'attività di ricerca che è stata alta anche durante quest'anno e quindi insomma un risultato comunque importante. Il bilancio presenta un avanzo d'amministrazione che, come prevede le leggi, noi abbiamo la possibilità o di rimandarlo nel bilancio e quindi nel bilancio generale della Regione o di mantenerlo ad ARS vincolandolo ad un lavoro specifico, e abbiamo chiesto appunto che ARS faccia un lavoro sull'andamento della spesa privata da parte dei toscani in sanità non convenzionata, anche perché c'era uno studio ante Covid e quindi questo poi ci può permettere di fare un benchmark dell'evoluzione da prima del Covid ad ora su quello che spendono i toscani in sanità privata, e sappiamo essere un elemento di criticità insomma di tutto il paese e quindi anche della Toscana. ARS, lo ricordiamo, svolge su input del Consiglio un'analisi scientifica fondamentale che permette di monitorare il sistema sanitario regionale. Per le minoranze che hanno espresso tutte voto contrario, ha parlato per primo il consigliere Andrea Ulmi, anche lui membro della Commissione Sanità. Il bilancio di ARS è un bilancio ineccepibile, anzi forse troppo, perché avanzano 70.000 euro, quindi noi ovviamente quando c'è una società che funziona dovrebbe consumarli tutti e probabilmente chiederne dei nuovi. Invece il bilancio da 4 milioni è passato a 3 milioni e 500, 3 milioni e 600, quindi è evidente che non viene utilizzata nella potenzialità delle sue competenze. Credo che debba essere rivista un pochino la funzione di ARS, e questo compete al Consiglio regionale. Come ho detto in aula, se nel 2025 vinceremo noi forse cambierà anche questo. Di segno opposto il commento di Italia Viva.
L'ARS sta dimostrando di essere una società in equilibrio, all'ARS va chiesto sempre qualcosa di più. Lo stato della salute toscana non è in salute, questo è un dato di fatto oggettivo, serve migliorare la risposta dei servizi sanitari della Toscana, su questo noi stiamo lavorando per incidere, penso, sulla possibilità di utilizzare anche del personale che ha dei titoli riconosciuti a livello europeo ma che possa lavorare, perché oggi a livello di sanità convenzionata o privata c'è difficoltà a trovare il personale, c'è una difficoltà del sistema pubblico a dare risposte puntuali in tempi certi e quindi bisogna migliorare, c'è una difficoltà economica a far quadrare i conti, le questioni sono aperte, quindi credo che l'ARS possa essere di supporto al decisore politico per assumere delle scelte di responsabilità che credo nelle prossime settimane vadano assunte. E infine Fratelli d'Italia. Sul bilancio dell'ARS il parere è un parere negativo, ma è un parere negativo perché noi dobbiamo interrogarci su quello che dovrà essere il futuro dell'Agenzia Regionale di Sanità. Oggi noi sappiamo troppo poco di quello che viene fatto, le agenzie regionali svolgono un'attività preziosa di supporto anche per le attività della Giunta e anche indirettamente del Consiglio. Oggi però sul fronte sanitario dobbiamo pretendere di più. Noi siamo in una fase in cui molto spesso si legano le risorse al sistema sanitario, a richieste che non hanno però come adeguato presupposto la programmazione, cioè un'analisi preliminare di quelli che sono gli effettivi bisogni del sistema sanitario regionale, che molto spesso appunto si rischiano di ridursi a semplici richieste allungare più soldi e più risorse da parte del governo nazionale, senza però legare, ripeto, a programmazione ed efficienza. Questo è un ragionamento che anche qui può sembrare quasi scontato. In realtà noi non abbiamo un sistema che oggi garantisca un monitoraggio attento sull'impiego delle risorse e l'Agenzia Regionale di Sanità non può ridursi a svolgere il proprio ruolo di semplice monitoraggio, di semplice raccordo, quando invece potremmo sperare e auspicare di avere dei soggetti delle agenzie regionali che svolgano un ruolo molto più attivo, ripeto, proprio in termini di programmazione. L'agenzia, ha concluso la Tozzi, è uno strumento fondamentale per una regione che impegna in sanità l'80% del proprio bilancio, ma deve lavorare diversamente. La Lega ha chiesto di promuovere e incentivare uno specifico sistema di controllo su computer e smartphone per affrontare il grave problema, purtroppo molto presente anche in Toscana, della ludopatia. È una questione di stringente attualità e forse non è un caso che il primo firmatario sia stato un ex calciatore come Giovanni Galli. In Toscana nel 2022 sono stati giocati 7,4 miliardi di euro e il contrasto e la prevenzione del gioco patologico torna al centro del dibattito del Consiglio regionale per motivi di stringente attualità e grazie a una mozione sulle azioni volte al monitoraggio e al contrasto della ludopatia presentata dal gruppo della Lega con il consigliere Giovanni Galli come primo firmatario. Nella seduta del 13 ottobre l'Aula ha respinto la mozione con cui la Lega chiedeva di acquisire informazioni anche tramite il coordinamento dell'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco. Intanto partiamo da un articolo che è uscito alla fine di settembre riguardo alle cifre che vengono spese in Toscana, si parla di 7 miliardi e 400 milioni di spesa appunto da parte dei cittadini nel gioco del gioco d'azzardo. Ecco, e questa era una mozione che voleva dare un indirizzo, un supporto maggiore, perché è vero che è di discrezione della regione, per cui due leggi sono già state fatte, due decreti della giunta regionale sono già stati approvati, però significa che questo non basta. Nell'impegnativa figurava anche la richiesta di acquisire informazioni sulle regolamentazioni comunali vigenti in materia, in particolare rispetto alle previsioni di eventuali fasce orarie per il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento. Si chiedeva infine di promuovere, sostenere e sviluppare iniziative di informazione anche tramite il coordinamento dell'Osservatorio regionale sui problemi derivanti dall'abuso dei sistemi di gioco e dei rischi legati appunto alla ludopatia. Questa mozione che abbiamo presentato riguarda un sistema che l'Agenzia dei Giochi ha predisposto per poter controllare gli orari
dell'apertura e della chiusura dei giochi, delle macchinette, per cui riteniamo che questo sistema che si chiama Smart potesse essere a titolo gratuito oltretutto a disposizione di tutti i comuni che ne volessero fare approvvigionamento, perciò mi sembrava che fosse un indirizzo, perché dare e togliere magari degli orari, che ne so, da mezzanotte alle 6 al mattino, oppure l'osservatorio deciderà l'orario, ma ci sembrava che fosse una strada ancora, un supporto ancora in più per combattere, ripeto, questo male che purtroppo sta prendendo la nostra società. Da qui Regione è tutto, vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.